Buongiorno Marco, bentrovato. Ciao, ciao Francesco, buongiorno. Allora, stamattina parliamo un po' di farmaci e di psicofarmaci nuovi nel campo della depressione. Cioè, in fondo, sono moltissimi anni oramai che non vi erano novità particolari nel campo diciamo, delle terapie per la depressione, ovvero eravamo dentro, diciamo, prima c'erano i triciclici, poi sono arrivati gli SSRI e in qualche maniera si è rimasti con molecole un po' modificate in questi due grandi ambiti. Ma adesso è uscita una nuova categoria di farmaci che dicono, ma non so, lo direi tu se è vero, essere interessante e promettente, che è rappresentata dagli antidepressivi a rapida azione, fast acting, dicono gli inglesi, che sembrerebbero essere molto interessanti. Ecco, io ti chiedo di parlarne, ma ho una curiosità, già, io non sento un po' parlare ai convegni, non ho capito una cosa. Te la chiedo, dico subito, così quando tu ti introduci entri un po' nel merito anche di capire la differenza rispetto agli altri antidepressivi più tradizionali. Questa azione sembrerebbe essere immediata, per poi finire, ma in realtà avrebbe una funzione anche, benché abbia un tempo di azione molto, molto rapido, sembra anche avere però un'influenza anche lungo il tempo. Questa è una sorta di contraddizione nei termini. Io volevo che tu, spiegando che farmaci sono, entrassi anche un po' nel merito di questo aspetto. Bene, sì, è un argomento nuovo e come tutti gli argomenti nuovi ci obbliga a modificare i nostri paradigmi. Una delle cose belle della farmacologia, almeno della farmacologia psichiatrica sicuramente, è che quando arriva davvero un farmaco nuovo, nuovo nel senso che ha un meccanismo d'azione diverso, siamo costretti a fare un'operazione che in realtà è faticosa. E cioè mettere in discussione le cose che già sappiamo, che detta così sembra semplice, ma noi immagazziniamo le conoscenze per schemi, perché semplifichiamo la nostra vita in questa maniera. Quello che tu dicevi prima, e cioè classificare i farmaci per esempio per categoria recettoriale, per molti anni, penso agli anni 90, primi anni 2000, è stato uno schema mentale che ci ha aiutato a orientarci. Quindi esistevano gli inibitori della serotonina, SSRI, poi sono arrivati i duali, cioè riparatori del riuptake di serotonina e noradrenalina. Poi abbiamo avuto altre combinazioni, adesso non voglio entrare nel dettaglio. In realtà abbiamo avuto anche farmaci con profilo innovativo, penso alla vorazosetina, per esempio, che aveva un impatto plurirecettoriale. Ma qual è il problema che era rimasto irrisolto? È che al di là dell'attendibilità di questo modello, parlo di quello neurorecettoriale, che è un problema che magari interessa più gli addetti ai lavori, rimaneva un bisogno insoddisfatto, cioè quello dei tempi di risposta del trattamento. Cioè le terapie antidepressive avevano quello che si chiama un tempo di latenza, che andava da un minimo di 2 settimane, ma più facilmente tra le 2 e le 4 settimane, in alcuni soggetti, penso agli anziani, a volte anche oltre le 4 settimane. Cioè vuol dire, per avere un inizio di risposta devo aspettare molto tempo. E questo è un problema grosso, perché stiamo parlando di una patologia che crea grande sofferenza, che spesso si trascina nel tempo, ed è evidente che un paziente che già di suo tende a essere pessimista sulla possibilità di migliorare, questo è insito nella depressione, mal tolleri l'idea di aspettare molte settimane per stare un po' meglio. Una buona parte del nostro lavoro nel trattamento del paziente depresso è motivarlo ad andare avanti e spiegargli prima che ci vorranno settimane prima che possa star meglio, che non è un'operazione semplice, che il paziente può stare bene subito. Quindi questo tempo di latenza, in realtà, malgrado tutte le innovazioni possibili e immaginabili, non è stato modificato in questi anni, neanche dagli ultimi farmaci, che ripeto, non tutti replicavano in realtà la vecchia dicitura SSRI, SNRI, alcuni erano assolutamente innovativi, ma avevano un tempo di latenza. Adesso sappiamo che il modello neurocettoriale in realtà non ci serve per classificare i farmaci, e cioè all'interno degli SSRI non tutti gli SSRI sono sovrapponibili in termini sia di efficacia che di collateralità, e così via per le altre categorie. Quindi forse dovremmo incominciare a ragionare a una farmacopea per singola molecola e non per classe. Ma rimanendo sul tempo di latenza, la vera innovazione è questa. In realtà, farmaci
un'innovazione per modo di dire. La chetamina viene utilizzata in medicina da almeno 30-40 anni, solo che non veniva usata in psichiatria, veniva usata in anestesia e devo dire anche in veterinaria, ma questo ci riguarda indirettamente. In anestesia veniva utilizzata come anestetico. La chetamina, che è un composto in realtà di due molecole, una destrogira e una levogira, e questa uso in anestesia naturalmente, tra virgolette, non aveva invaso la psichiatria. Sono state osservazioni di tipo sperimentale che hanno dimostrato che in realtà una delle due varianti della chetamina, appunto l'eschetamina, aveva un effetto anche sul sistema nervoso centrale di tipo antidepressivo. Ma la vera innovazione... Scusa Marco, come sempre serempiditi, perché gli antidepressivi sono nati da un'osservazione intelligente di un ricercatore che si è accorto che un farmaco che si pensava essere un sulfamidico o qualcosa di simile, un antitubercolare faceva ringalluzzire i topolini, e questo gli ha fatto scattare la lampadina, e vale lo stesso per la chetamina, no? Non solo i topolini, in realtà veniva utilizzato, erano un preparato della Roche che aveva magazzini pieni, perché la stessa molecola, che era l'isoniazide, veniva usata nell'epoca bellica con altri utilizzi, quindi c'erano i magazzini pieni, è partita una sperimentazione. Allora il vero problema era la tubercolosi. Allora la popolazione era flagellata dalla tubercolosi, c'era un indice di mortalità spaventosa, e quindi hanno iniziato a utilizzarla in quelli che erano, diciamo, quelli che da noi si chiamavano consorzi antitubercolari, cioè in strutture che ospitavano malati tubercolari a fare l'elioterapia, cioè a prendere il sole. E un'osservazione intelligente è stata vedere che una quota di questi pazienti tolleravano meglio il periodo di degenza. E naturalmente questa osservazione intelligente ha poi richiesto una sperimentazione ad hoc, e nel giro di relativamente pochi anni abbiamo avuto il primo farmaco antidepressivo IMAO. A proposito di IMAO, vedi che poi il riferimento non è casuale. Erano uno di quei farmaci che in alcuni casi avevano un tempo di latenza un po' inferiore. Il problema però è che ad oggi i farmaci che avevano una fast action, se usiamo questo termine moderno, agivano fondamentalmente sul sistema dopaminergico, cioè erano dei dopaminagonisti. Ancora oggi in alcuni casi noi utilizziamo dei dopaminagonisti per avere una risposta rapida in termini di tono, soprattutto dal punto di vista somatico. Il problema della stimolazione del sistema dopaminergico è che sviluppa rapidamente una tolleranza, cioè la risposta è breve nel tempo. Esistono molecole che ancora oggi si possono utilizzare, diciamo di vario tipo, come dopaminagonisti. Il problema è che nessuna di queste ha dimostrato un'efficacia a lungo termine, cioè l'azione si ha nelle prime settimane ma poi si esaurisce rapidamente. Quindi a rigor di termini non si possono definire antidepressivi, perché ricordo che la definizione di antidepressivo non è solo una risposta in acuto, ma è una risposta in acuto è una risposta in mantenimento nella prevenzione delle recidive, quindi è una duplice azione. Torniamo quindi alla chetamina e alla sua scoperta di una, come dire, di un possibile utilizzo, anziché per risvegliare il paziente, per migliorare il tono dell'umore. Esatto. E al tempo stesso l'aspetto che mi incuriosisce è questa azione rapida e come si prolunga nel tempo. Perché esatto. Poi è questo l'aspetto che mi intriga. L'aspetto che devo dire è che anche noi clinici, quando abbiamo avuto i dati, quelli che si chiamano dati preclinici, cioè quando c'è una nuova molecola, spesso vengono forniti i dati, ci si ragiona, si fanno dei seminari, dei simposi, prima che il farmaco venga commercializzato. E devo dire che una delle obiezioni che avevo fatto a uno di questi incontri, numerosi incontri in cui magari sono stato coinvolto come tecnico, è stata proprio questa. E cioè un farmaco che agisce in acuto, è per quello che sono partito dicendo dobbiamo modificare i paradigmi, perché fino ad oggi noi dicevamo che antidepressivo è tutto ciò che ha un tempo di latenza, ed erano quelli che mantenevano l'efficacia nel tempo, e quelli che invece agivano subito non erano dei veri antidepressivi, ci siamo? Questo però è un modello che evidentemente oggi dobbiamo abbandonare, nel senso che qui abbiamo una molecola che agisce in acuto, anzi direi molto acuto, perché possiamo avere delle risposte già alla prima somministrazione in alcuni casi, e in realtà i dati clinici, quelli registrativi,
dimostrano un'efficacia che si mantiene nel tempo, in tempi e modi che variano da paziente a paziente, ma indubbiamente mantiene nel tempo. Quindi rompe un paradigma che era quello classico di ciò che aveva un'azione rapida non era un vero antidepressivo e ciò che aveva un'azione antidepressiva aveva un tempo di latenza. E questo aspetto è indubbiamente innovativo. Da clinici ci ha, devo dire, inizialmente anche un po' reso prudenti, ecco. Ma devo dire che poi, al di là dei dati registrativi, l'uso clinico che si sta facendo conferma questi dati preliminari, quindi diventa una molecola molto interessante. L'altro elemento di innovazione è la via di utilizzo, perché ad oggi noi abbiamo la stragrande maggioranza degli antidepressivi che viene utilizzata per via orale, quindi sono per lo più farmaci in compresso e in goccia per via orale. In alcuni casi abbiamo, e pochissimi casi, dei farmaci che si usano in via endovenosa, penso fondamentalmente poi a due molecole. In questo caso anche la via di somministrazione è innovativa. Abbiamo una somministrazione che è in via inalatoria, che è una quasi novità in psichiatria, avevamo pochissimi esempi di utilizzo. Questo perché la rapidità d'azione si accompagna non solo, non è legata solo alla caratteristica, al meccanismo d'azione, ma probabilmente anche alla maggior rapidità di assorbimento che garantisce la via inalatoria. Il che, tra virgolette, è da un lato anche qualcosa che ha dovuto un po' modificare le prassi degli psichiatri, perché evidentemente la via inalatoria e, tra virgolette, anche in alcuni aspetti tecnici, che se vuoi ne parliamo, presuppongono un utilizzo che non è, quindi non si dà il farmaco al paziente, per capirci, ma c'è bisogno di una somministrazione che venga praticata da operatori. È molto semplice, non è una cosa complicata, ma questo significa una terapia quindi che non viene autoerogata dal paziente, ma viene erogata da operatori e che richiede un'osservazione post-assunzione per cautela prevista in scheda tecnica, che diciamo permette di verificare nella stragrande maggioranza dei casi l'assenza in realtà di grossi effetti collaterali. Ecco, ma il meccanismo di azione della schetamina e la sua azione antidepressiva in cosa differenzia specificatamente rispetto agli antidepressivi tradizionali? Cioè, dove sta l'innovazione sostanziale? Senza entrare troppo nel dettaglio, nei tecnicismi, che probabilmente poi interessano più le dei lavori, andiamo a impattare su un sistema neurorecettoriale che ad oggi sapevamo implicato nella patogenesi della depressione, ma era ad oggi pochissimo interessato dalle molecole che avevamo a disposizione. Cioè, un sistema che è, diciamo, il sistema di tipo eccitatorio più rappresentato nel nostro sistema nervoso centrale, ma che ad oggi tutti i tentativi di avere farmaci specifici che agissero su questo sistema si erano rivelati non efficaci. Quindi non è che non ci si fosse pensato in precedenza, sono stati fatti diversi tentativi, ma ahimè erano andati falliti. Quindi il fatto di essere riusciti a avere un'efficacia specifica su questo sistema, che fondamentalmente è il sistema glutamatergico, beh, diciamo, questa sì che è un'innovazione, perché ad oggi nessuna molecola era riuscita in maniera così mirata e specifica ad agire. Sappiamo dai dati sperimentali che questo è un sistema che è fortemente implicato nella patogenesi delle forme depressive più gravi. Ecco, l'ultima domanda è questa, che mi rendo conto è una domanda da delle 100 pistole. Ecco, ma è un farmaco nuovo, che è da poco, che tu lo ritieni promising, come dicono gli americani, cioè tu ritieni che sia promettente come alternativa o affiancato agli antidepressivi tradizionali? No, io penso che, come ho detto quando abbiamo fatto le valutazioni precliniche, sia una cosa molto positiva che questo farmaco non venga prescritto direttamente al paziente, ma venga somministrato in centri specializzati, cioè centri dedicati, che sono stati identificati non in regione in maniera specifica. Perché lo ritengo importante? Per poter selezionare bene il candidato rispetto alla definizione di depressione resistente. Abbiamo fatto una chiacchierata insieme su questo un po' di tempo fa e invito tutti magari a vedersela, perché
dobbiamo essere certi di fronte a essere paziente resistente, nel momento che la diagnosi è corretta, di aver già utilizzato quelle che oggi sono le strategie che indubbiamente hanno più dati di efficacia. Quindi dal punto di vista scientifico esistono strategie di potenziamento e di augmentation che vanno utilizzate in prima battuta nel paziente resistente. Detto questo, però, mi sembra che come secondo step, una volta che io ho il paziente davvero resistente, che la diagnosi è corretta e che le strategie più accreditate sono state utilizzate e sono rivelate inefficaci, direi che l'eschetamina si pone a questo punto come secondo step e sicuramente molto interessante in questa fascia di pazienti, ripeto, ultra selezionati, ma molto gravi e molto importanti da un punto di vista clinico. Ti ringrazio Marco, è stato molto interessante. Grazie. Grazie a te, grazie. Alla prossima.